Vigili del fuoco di tutta Europa riuniti a Roma dal 14 al 25 aprile per esercitazioni congiunte e momenti di riflessione sulla cultura del soccorso. Sentiamo Nazario Basili. Mi sto esercitando sullo scenario di incendio auto in galleria, è uno scenario molto importante per quanto riguarda la sicurezza e ovviamente l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Provarle a fuoco vero nel complesso di Sfo è sicuramente una cosa molto importante per noi. I vigili del fuoco di tutta Europa si stanno esercitando su 7 scenari operativi critici dove sono state ricreate situazioni reali. Tra questi un incidente stradale in galleria, l'incendio dell'ala di un aereo in aeroporto, un'auto finita in un corso d'acqua. 300 gli operatori impegnati, 150 italiani, tra loro anche chi ha operato in recenti operazioni all'estero. Faccio parte della squadra USAR del Lazio. Abbiamo operato in Turchia per il terremoto che c'è stato. La cosa, diciamo, quella che ha più colpito, abbiamo tirato fuori anche bambini piccoli, purtroppo deceduti. La giornata è inserita nel programma organizzato a Roma dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 14 al 25 aprile, momenti di confronto e formativi sulla cultura antincendio e di soccorso. Questi giorni Roma è la capitale europea dei Vigili del Fuoco, che vengono dalle altre capitali europee e con i nostri Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale si confrontano per fare un grande momento operativo di esercitazione e di scambio di esperienze. Ci sono stati già momenti di contatto con il pubblico al Circo Massimo. Momento clou domenica prossima con la banda dei Vigili del Fuoco a Piazza del Popolo e la sfilata dei mezzi storici e moderni italiani ed europei dai Fori Imperiali a Via del Corso.